Grazie, buongiorno a tutti e buona Il Padania a notaio, no, tutti. no, scusa un secondo, Il notaio c'è. C'è e può venire anche al tavolo, così almeno tutti vedono che c'è il notaio, perché sennò... Con quel che ci costa. Con quello che ci costa. Allora, mentre sale il notaio, io vi spiego il perché siamo dovuti venire a fare modifiche statutarie. Nel dicembre del 2013 è stato approvato il decreto legge che porta all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e obbliga però le forze politiche a iscriversi in un registro e a consegnare a una commissione di garanzia lo statuto che deve rispondere a una normativa prevista dalla legge. La commissione ha valutato il nostro statuto, ha fatto un'audizione del sottoscritto, di Giancarlo Giorgetti e della Silvana Comaroli, e hanno sollevato rispetto allo statuto le seguenti eccezioni che vado a leggervi. 1. Va indicato nello statuto l'indirizzo completo della sede del partito. So che alcune cose sembrano addirittura ridicole, però purtroppo sono previste dalla legge e quindi dobbiamo adeguarci. 2. Vanno indicati i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi. 3. Vanno individuate le modalità per promuovere attraverso azioni positive l'obiettivo della parità fra i sessi negli organismi collegiali e per gli organi elettivi, in attuazione all'articolo 51 della Costituzione. 4. Vanno indicati i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali, ovvero le nostre sezioni, circoscrizioni e provinciali. 5. Vanno previste nello statuto le regole che assicurano la trasparenza con particolare riferimento alla gestione economica finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. Quanto all'articolo 50 dello statuto, si ritiene che debba essere espunto nel testo il periodo in deroga alla giurisdizione ordinaria. Ciò posto, invita codesto movimento ad approvare nella forma dell'atto pubblico le necessarie modifiche allo statuto in coerenza con quanto osservato, a depositare la copia autentica presso la scrivente commissione entro 60 giorni. Noi ci eravamo andati all'inizio di giugno. Quindi se voi prendete le modifiche statutarie che sono state distribuite all'ingresso, troverete la modifica all'articolo 5,1, dove si sostituisce il primo periodo con il seguente: la Confederazione ha sede legale in Milano, via Bellerio, numero 41, ed è coordinata da una segreteria federale che è collegata con l'ultima della norme, la norma transitoria, fino allo svolgimento del successivo congresso federale. Il segretario federale, su conforme delibera del Consiglio federale, ha il potere di modificare la sede della Confederazione. Questo perché una volta che è scritto nello statuto bisognerebbe fare subito un congresso per cambiarlo, mentre invece viene data la delega al segretario federale. L'articolo 12 è quello del discorso delle minoranze ove presenti. È stato previsto che il primo non classificato alle elezioni alla carica di segretario federale abbia la titolarità di diritto di parola e di voto in seno al Consiglio federale. Articolo 13 e articolo 20 sono due modifiche che mettono in capo al Consiglio federale la nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, e con l'articolo 20 bis si dice quali sono gli obblighi e le mansioni del responsabile. I due articoli all'articolo 26 sono quelli che devono garantire la trasparenza, quindi rispetto ai regolamenti di contabilità e rispetto ai rendiconto e a tutti gli allegati vari. All'articolo 32 c'è la modifica per promuovere la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive previsti dallo statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. La modifica all'articolo 37 dà le indicazioni di come sono finanziate le strutture territoriali del movimento, e in particolare gli si assegna le quote sociali annuali, gli incassi derivanti da manifestazioni sul territorio o partecipazione ad esse, e dei contributi eventualmente erogati da parte del movimento. E quindi all'articolo 45, dove si prevedeva
che la quota sociale venisse assegnata alle segreterie nazionali deve essere abolito, e all'articolo 50 aboliamo in deroga la giurisdizione ordinaria, perché a me sembrava comunque ultroneo doverlo abrogare, però è evidente che ciascuno di noi non è che abolisce con uno statuto il codice civile e quindi lo andiamo a togliere. Dopodiché abbiamo un punto che mi è stato sollecitato in Consiglio federale da parte, adesso però forse è il caso di fare la parte articolata dello statuto, dopodiché passiamo alla discussione invece della parte aggiuntiva dell'ordine del giorno. Quindi il primo che c'è da votare è l'articolo 5,1. D'accordo, allora la presenza del notaio, informo che i delegati presenti alle ore 12, al momento di chiusura, erano 315, quindi ampiamente nei termini di quorum. Invito coloro che sono presenti nell'area delegati, ma che non sono delegati, a spostarsi momentaneamente nella parte riservata al pubblico. Questo perché ovviamente serve per me, ma anche soprattutto per il notaio, per verificare che effettivamente soltanto i delegati abbiano possibilità di votare. Votiamo ovviamente a scrutinio palese, quindi non c'è nessun tipo di problema, però formalmente sono costretto a chiedere questo. Quindi se c'è qualcuno nell'area delegati che non è delegato, si può spostare momentaneamente nella parte posteriore della sala. Allora, cominciamo a votare il nuovo articolo 5, così come modificato e illustrato da Calderoli. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, è approvato. Poi votiamo l'articolo 12, approvato. Approvato l'articolo 5. Articolo 12, aggiunto dopo il quarto comma un quinto comma, quindi votiamo il nuovo articolo 12, chi è a favore, chi si astiene, chi è contrario, è approvato. Articolo. È abituato in commissione bilancio. No, non capisco qual è il problema. Devo andare più rapido? Allora, votiamo il nuovo articolo 13, e in particolare la lettera M. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, è approvato. Nuovo articolo 20 bis, che si aggiunge dopo l'articolo 20. Chi è a favore, chi si astiene, chi è contrario, è approvato. Il nuovo articolo 26, nella nuova formulazione, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, è approvato. No, perché il notaio mi diceva prima, ma ci sono problemi, non mi sembra che ci siano problemi per capire chi... Però, articolo 32, nuova formulazione, chi è a favore, chi si astiene, chi è contrario, è approvato a maggioranza in questo caso. Articolo 32, approvato. Articolo 37, nuova formulazione, chi è a favore? Chi si astiene, chi vota contro, è approvato. Nuovo articolo 45, chi è a favore, chi si astiene, chi vota contro, è approvato. Il nuovo articolo 50, chi è a favore, chi si astiene, chi è contrario, è approvato. E poi c'è la norma transitoria, quella relativa fino allo svolgimento del successivo congresso federale, del segretario federale, su conforme delibera del Consiglio federale, al potere di modificare la sede della confederazione. Questa è una norma, diciamo così, conseguenziale, la quinta norma transitoria. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, è approvato. Allora, prima di passare all'approvazione, facciamo l'approvazione di tutto lo statuto, vediamo questo aspetto. Votiamo allora lo statuto nella sua nuova definizione con i nuovi articoli. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? È approvato. D'accordo, grazie, vi ringrazio. Ridò la parola a Calderoli. No.
Ora dobbiamo affrontare una questione che è stata sollevata in Consiglio federale dal governatore Maroni e che però ha dimostrato una notevole sensibilità fra tutti rispetto alla durata in carica del segretario federale rispetto alle elezioni che abbiamo fatto nel congresso di Torino. E la valutazione che mi ha fatto dopo un attento esame dello statuto è che c'è già scritto nello statuto che il segretario dura in carica 3 anni indipendentemente dal fatto che sia stato eletto con un congresso straordinario ordinario. Quindi a tal fine abbiamo predisposto un ordine del giorno di cui do lettura che recepisce questa interpretazione autentica, ma che se mi sembra assolutamente scontata da una lettura attenta. Il congresso federale, preso atto che il secondo comma dell'articolo 15 dello statuto, in relazione al segretario federale, recita fra l'altro, cura in carico 3 anni, senza indicazione della ordinarietà o della straordinarietà del congresso in cui è stato eletto, delibera che fatti salvi i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 9, ovvero se dovesse dimettersi, facciamo la forma e tutto il resto, il segretario eletto al congresso straordinario tenutosi a Torino il 15 dicembre 2013 dura in carica sino al 15 dicembre 2016, in modo che tutte queste questioni sono risolte. E a questo punto, Giancarlo, dobbiamo mettere ai voti l'ordine del giorno. Allora, questo ordine del giorno, non so, il primo firmatario chi è? È della Commissione Statuto. Ah, della Commissione Statuto, quindi chi nomina nessuno porta responsabilità di questo. L'ho scritto io, scriverò io la responsabilità. Allora, c'è questo ordine del giorno che metto in votazione. Chi è a favore di questo ordine del giorno? Chi si astiene? Chi è contrario? Sì, okay. C'è una contraria. No, a maggioranza viene approvato. Va bene, grazie. Posso, Giancarlo? Prego. Perché visto che abbiamo fatto il voto finale dello statuto, abbiamo anche votato un articolo che per precisione vorrei andare a leggere. Il movimento politico confederale denominato Lega Nord per l'indipendenza della Padania, in seguito identificato come movimento pure Lega Nord, o Lega Nord Padania, costituito da associazioni politiche che ha per finalità il conseguimento dell'indipendenza della Padania. Allora, e prosegue attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale Indipendente e Sovrana. Siccome l'abbiamo, scusate, votato oggi, non vorrei essere insistente, però se lo abbiamo riapprovato oggi quell'articolo lì, o vale per tutti, o per chi non vale, o è addirittura superfluo, dietro le tende ci sono tante belle porte, sono liberi di andarsene.